Dottor Yu! La quarta idea, la quarta proposta riguarda l'elettronica, la programmazione, diciamo l'interazione col computer, l'interazione visiva e concettuale. Va data agli sviluppatori di software, si chiama Trees. Nel computer, come esiste la cartella, come esiste la pagina web, così esistono gli alberi o i rami, la ramificazione. Io ho pensato Tris perché è un nome comune, abbastanza memorizzabile, semplice, no? In pratica, quando tu crei una cartella nel computer, la nomini, no? E la cartella è come se fosse un contenitore. Ma esistono delle tecniche strategiche per mettere in ordine i contenitori di casa tua, per esempio. Gruppi di ordine, gruppi di, come se fossero una specie di mappe mentali. E quindi, se si applica questa mia idea, tutti quanti possono scambiarsi queste mappe, diciamo, queste ramificazioni di messa in ordine delle cartelle. Questa cartella, che non è né una pagina web, né un file di testo, né una foto, né una cartella comune, ma è una ramificazione, un tris, un albero di raggruppamento di cartelle e di file, ok? Quindi, ma che ne so, facciamo un esempio molto banale. Tu metti in ordine le tue foto e fai una cartella primi piani, una cartella persone. Quindi la sottocartella è primi piani, diciamo, il nome principale è fotografie, ok? Quindi fotografie, poi sotto c'è persone e sotto ancora c'è primi piani, poi paesaggi, poi puoi fare animali, ok? Oppure sculture, architetture, ok? Una volta in cui tu hai creato quest'ordine, puoi riuscire a trasmetterlo a un tuo amico semplicemente passandogli il file. E quindi gli passi in modo di ordinare in un attimo, di dare, diciamo, un'impaginazione a tutte le cartelle e sottocartelle. Da foto puoi risalire, diciamo, no? Puoi visualizzare le varie cartelle come se le foto avessero un nome diverso. Un modo di riordinare le cose, molto più veloce e soprattutto interessante passarsi, perché nel momento in cui parliamo di foto parliamo di qualcosa di banale. Nel momento in cui parliamo di informazioni che uno scarica da internet, il fatto di dargli un ordine concettuale diventa filosofia e diventa passarsi uno schema di visualizzazione del mondo, per cui io posso raggruppare le cose in buone o cattive, distruttive o costruttive, già è una dualizzazione, ma nell'ordine che do posso anche superare questo dualismo. Ok? Quindi nel momento in cui comincio a creare questi alberi di raggruppamento, queste ramificazioni, e a poterle passare in un attimo, poter passare la struttura di ordinamento del mondo a un altro mio amico, a tutti quanti, magari condividere pubblicamente queste strutture di messa in ordine del computer, no? Sto passando anche una struttura di messa in ordine dei concetti, quindi filosoficamente sto passando un modo di ragionare migliore, un modo di inquadrare più velocemente e più efficacemente il mondo. Le ripercussioni sociali, psicologiche e filosofiche potrebbero essere moltissime. E quelle pratiche sono semplicemente di mettere in ordine tante informazioni che uno ha nel computer, poterle ritrovare in fretta e classificarle bene. E quindi avere questo permette, diciamo, di poter passare non solo i concetti primari, ma trasmettere tra gli esseri umani in modo banale o in modo superiore, eccelso, filosofico, che ti posso dire, super astratto ma visibile, no? La concatenazione fra appunto dei concetti primari e quindi permette anche di diventare più intelligenti, diciamo, in qualche modo. È un'occasione in più, no? Ovviamente non tutti la useranno in quel senso, qualcuno la userà solo per mettere in ordine con le foto, gazzelle, leoni, no? Che ti so, uccelli, no? Però alcuni la useranno invece per mettere in ordine i concetti, le cose che hanno scaricato da internet, di tutti i tipi di conoscenze, e quindi tutte le cose, piano piano ci sarà un'intelligenza collettiva che si svilupperà spontaneamente, giocosamente, allegramente, ognuno col suo talento, con la sua creatività, e che comunque ordinerà tutti i concetti base,
questo tipo di ordinamento sarà scambiabile, quindi non ti dovrai scambiare tutti i contenuti delle cartelle o i singoli nomi delle cartelle, ti scambierai solo la struttura. La struttura sarà esportabile, come la metti nel tuo computer ti riordina le tue foto quando ci hai messo già una parola chiave, ovviamente. Spero di essere stato chiaro, comunque è una bozza, è difficile spiegare a livello di parole senza farvi visualizzare. Ciao!